tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Nintendaro Incallito. In questa puntata faremo l'unboxing di questo bellissimo bundle con diversi accessori, tra cui un porta 3DS, 3DS XL, New 3DS XL con su Groudon e diversi altri accessori, tra cui dei porta cartucce per DS. Questo qua include anche un proteggi schermo per lo schermo inferiore, quindi per lo schermo touch, per New Nintendo 3DS e New Nintendo 3DS XL o 3DS XL, siccome hanno la stessa identica dimensione, e alcuni pennini in più. Ok, allora procediamo subito all'unboxing. Io ho già provveduto a rimuovere gli sticker che sono molto difficili da togliere. Ecco qua. Ok, suppongo che avrò bisogno di un paio di forbici. Eccoci qua, allora ho provveduto a rimuovere tutto quanto, quindi adesso andiamo a vedere l'interno della confezione. Allora, subito troviamo il porta New Nintendo 3DS XL e 3DS XL, apriamolo, anche New 3DS e 3DS. Ok, qua ci sono delle protezioni. Allora, qua ci sono già ben 8 slot per le schede di gioco, e qua c'è lo spazio per il New Nintendo 3DS o il 3DS, tutto quello che volete. Devo dire che la qualità è molto alta, questo qua è molto morbido, sembra tipo spugna, quindi è adatto per tenere le cose delicate. Anche questo qua, gli elastici non sono troppo duri, quindi devo dire che è proprio perfetto. Ok, adesso procediamo a vedere i proteggi schermo. Ecco qua. Questo qua è quello per il New Nintendo 3DS. Qua ci sono le istruzioni. Questo è quello per il New Nintendo 3DS XL e Nintendo 3DS XL, e questa qua è la spatolina che andremo ad usare per applicare il proteggischermo. E di qua invece abbiamo, dove si è tolto? Ok. Qua abbiamo, ecco, il panno per la pulizia della console, e poi qua abbiamo uno dei due pennini. Questo qua è bianco con la figlia di Groudon, e anche un pennino rosso. Molto carino, è fatto esattamente come quelli del Nintendo 3DS, quindi volendo, se lo si perde o se ne vogliamo un altro, è esattamente identico all'altro. Invece questo qua è uguale a quello per il New Nintendo 3DS normale. E poi alla fine qua abbiamo i due protettore di schedine di gioco. Qua ad esempio ci sono all'interno Pokémon X
e un Pokémon Y, giusto per dare un esempio. Ok, allora questo è tutto. Vi ringrazio per la visione e se questo video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale Nintendaro Incallito per altri fantastici contenuti. Ciao!